so simple. Haven't got a clue as to why the world is filled with lies. But then again, we're sinful, 'cause we keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is life I've been living. Shit's too serious, but I can't live back to this. Ciao fans, nella seconda parte di questo viaggio siamo ripartiti da San Vincent in direzione Colle del Gran San Bernardo. Una volta arrivati all'inizio del passo ci siamo subito accorti che c'era un asfalto perfetto e delle curve stupende, e man mano che salivamo abbiamo trovato anche un paesaggio veramente bellissimo, forse solo leggermente al di sotto del Col del Nivolé. Una volta arrivati in cima e fatte le foto di rito, siamo risaliti in moto per poi scendere di nuovo fino ad Aosta. È proprio qui, sulla statale di Aosta, che ci eravamo salutati. Vi lasciamo quindi ora con la terza parte di questo viaggio. Buona visione! Nel mezzo di cammin verso il piccolo San Bernardo ci trovavamo davanti al Monte Bianco. Che figo! Luna, lo sai che è la montagna più alta d'Europa? No. Quanto è alta? Boh, sarà così a spanne, in base all'altezza del sole, penso sui 3000 metri. Cosa dici 3000 metri? Il Monte Rosa, che è il secondo, è 4600. Ah, allora sarà sui 5200. No, di meno, non arriva a 5000. 4,9. 4,8. Poi i metri esatti dopo il 4800 non li so neanche io. Bene fans, siamo arrivati all'inizio della strada che sale al piccolo San Bernardo e adesso andiamo a vedere cosa troviamo sul tragitto. Che fico questo paese. Pre San Didier, dove ci sono le terme come quelle di Bormio, stessa catena, UCI Terme. Ah, fico. Ecco il cartello che dice che è aperto e possiamo andare. Su giù, su giù, su giù, su. E si inerpicano. Si incespicano. Si incrociano. Sai secondo me cosa c'ha la mia moto? No. Si è bruciata la ventola, perché non la sento più che parte quando la moto è calda. Ah. Per quello magari si scalda così tanto, perché la ventola non gira più. Guarda lì che spettacolo. Wow. Staccata profonda, l'ha imposta. Dai che sei più brava in salita.
La lascia passare? E la passa, attenzione, pullman. Ho grattato la pedana ma non il ginocchio. Ho grattato la pedana e la punta dello stivale. E mi sono cagato sotto. Beh, è sempre un inizio. Siamo arrivati alla Twill. Guarda, mi spugna la moto, te l'ho un po' che ti aspetto. Stai serena, arrivo. Guarda che fico. Sì. Proprio turistica. Carca. Ho preso il tombino, eh? Sì, ho visto, ho sentito. Le petit semernerd. Dritto. Yeah! Galoppi in salita, eh? Oh, che bello! Ti ho ripresa, sono qui! Ouvert! Le petit San Bernard. Comunque giornata pazzesca, fossero tutte così le domeniche. E lo semina, attenzione! Ma in salita te la cavi, eh? Sì, è in discesa. Che fa fatica! La mia moto fa più fatica in salita perché io peso 20 kg in più di te. E io faccio fatica in discesa perché peso 20 kg di meno. Eh sì, in discesa vado più forte io. Bello tutto questo nel bosco. Sì, sì, è particolare, bello anche questo. L'asfalto era più bello di là, eh. Però anche questo, dai, non è male. Si rifà sotto, attenzione! Si sente che è fresco qua, eh. Ah, guarda che c'è ancora la neve lì. Guarda, c'è il lago! Ah, che fico! Che fico! Sai che siamo in cima perché ci sono gli impianti. La Twill, siamo arrivati. Beh, ci sarà un cartello. Dove andiamo? Avanti? Non ho capito se è lì in cima o qua, Ah, guarda che qua c'è la France. Oh, c***o France, amore. Va bene, non c'è la dogana. No? No, ma vai, comunità europea non ci sono le dogane. Ah, guarda, sì, c'è la dogana. Sì, ma qua c'è la statua del San Bernardo, dove fare la foto, sì, ma è chiusa l'una. Ah, ok. Qua c'è, oh, guarda, guarda, ci sono io. Guarda che ci sono tutte le statue. Che fico. 2188. Ecco, facciamo una foto con sul cartello France. Arriviamo fino a là, vediamo cosa c'è giù. Siamo in France! Je suis français, je ne lave pas le cul. Je suis Madame Pompidou. Ah, guarda, che fico. Sarà San Bernardo. Sì. Siamo entrati anche in Francia, direi che possiamo tornare in Italia. Cioè, oggi abbiamo fatto Svizzera, Francia e Italia. Fico! Fermati lì sul tornante che voglio guardare giù. Non c'è niente di merda, una merda. Niente di che. Ah, vabbè, però è la Francia. Vai. Andiamo a fare la foto vicino ai cani. No, anche il cartello. E questo sarà sì San Bernardo, eh. Guarda che distesa verde. Bellissimo. Assomiglia un po' allo Stelvio qua in alto. Comunque, questo giro della Val d'Aosta lo consigliamo? Sì, tranne il passo della gioia. Sì, quello non lo consigliamo. Che non è una gioia. Ma i due San Bernardo molto belli. Molto belli, sì. Senti qua come si danza tra le curve. Sì, fichissimo sto pezzo. Quindi com'è stata la tua prima volta in Val d'Aosta? Molto fico, bello. Comunque ridendo e schermando arriveremo a casa alle 10. Bene. Oh, ti dirò, preferisco tornare a casa alle 10 che partire alle 7. Sì, beh, quello sì. Oh, questo qua si chiama Durello Giorgio. È una garanzia. È una garanzia. Su quel tornante qua rischiato di ammazzarmi, che ho grattato. Guarda che abbiamo raggiunto delle altre moto. Stiamo andando più forte, no? Incredibile. Per la prima volta sul grande schermo.
Hanno paura, lo sento. Io ne approfitto. Capisco, Ninja 600, 1000. Ma perché vanno così piano? Lo so. Sei merda, questo tornante qua. Sì, c'è tipo anche il gradino. Ma... Bene, tutto bene? Ho suonato anch'io a caso. Ma sì, ma cioè, è stato lì un quarto d'ora, mi ha guardato, è uscito, mi ha tagliato la strada. Boh. Ok, destra Torino Osta. Dobbiamo prendere la 5. Beh, comunque fans e patata. Abbiamo finito anche la discesa del piccolo San Bernardo. Siamo arrivati sulla statale, l'unica statale della Val d'Aosta, che va dall'inizio alla fine. Adesso cerchiamo un benzinaio, facciamo il pieno, poi ci buttiamo in autostrada e facciamo una tirata unica fino a casa. Ah, relax. Sei d'accordo, Luna? Sono d'accordo. Vuoi fare qualche precisazione? No, sono d'accordo. Ok, sei d'accordo, punto, brava. Sono tutte qua gli ingressi autostradali. Bene, andiamo! Move like the move like. Bene fans, grazie alle magie del montaggio siamo arrivati quasi a casa. Il display segna 469 minuti, che sono 8 ore di guidato. E 12 ore fuori da casa. Oh, che stanchezza, Luna. Seriamente. Muore? Facciamo sapere ai vicini che siamo arrivati? Yes, c'è già anche gente fuori. Ma che culo! Madonna. Bene fans, siamo arrivati a casa, sono le 10:20, siamo a pezzi. È stata una giornata devastante, ma bellissima. Bellissima. Ciao fans, sono le 11, siamo appena tornati dal giro, io non ho ancora fatto la doccia, Luna sì, e abbiamo appena assistito a Beautiful fuori dalla finestra. Infatti se qualcuno... a quanto pare, cioè siamo arrivati, c'erano tre macchine parcheggiate qua fuori, ma a quanto pare, cioè c'erano uno con due tipe, e a quanto pare l'uno era sposato e una delle due tipe era la moglie, e a quanto pare lui le ha fatto le corna con quell'altra che c'era, così pare di aver capito origliando dalla finestra, e a quanto pare l'amante ha fatto sgamare il tipo mettendo una roba su Facebook, e la moglie gli prendeva a pugni la macchina e gli ha detto di non tornare più a casa, se no avrebbe chiamato i carabinieri. E lui diceva all'altra: adesso io come faccio a tornare a casa? E domani mai? Cosa faccio? Vabbè, ma poi questi guardano, abitano qua, che c***o vengono, non è via. Non è, sì, no, infatti, gente che non abita qui si è fermata qua in mezzo a urlare. Vabbè, comunque mi piace il mio casco. Comunque che figura di merda. Ma Luna, cosa ne... a parte il segno del casco, cosa ne pensi di questa figura di merda? Apocalittica. Cioè, anche a voi è capitato di fare scene così in mezzo alla strada da circo? No, beh, mi interessa, no? Perché... E poi se qualcuno abita qua in zona, non possiamo dire che è zona, però ha sentito, ci scriva. Esatto. Cioè, magari ha sentito meglio e ci racconta esattamente com'è andata. O conosce i protagonisti. Vabbè, vado in doccia.